L'istituto Effeta Paolo VI di Betlemme, gestito dalle suore Dorotee di Vicenza. L'istituto si occupa della cura e della riabilitazione dei giovani affetti da sordità e si occupa anche di dare sostegno alle loro famiglie in Palestina. Oggi, a sostegno di questa attività, la Fondazione Giovanni Paolo II ha lanciato un nuovo progetto sanitario per migliorare la qualità e la sostenibilità dei servizi a favore dei giovani palestinesi affetti da sordità profonda congenita. Siamo qui con Marco, uno dei responsabili del progetto. Puoi spiegarci come funziona meglio questo progetto? Questo progetto ha una durata triennale e coinvolge diverse istituzioni sia italiane che palestinesi e è finanziato dal Ministero degli Affari Esteri italiano. E lo scopo principale di questo progetto sarà quello di mettere in rete diverse istituzioni palestinesi come ospedali, Ministro della Salute palestinese e soprattutto EFETA che è la nostra controparte. Infatti questo progetto verrà implementato dalla Fondazione Giovanni Paolo II, della quale faccio parte, e con il contributo appunto dei fondi del Ministero degli Affari Esteri cercheremo di creare una rete permanente in Palestina formata da ospedali, ministeri e istituzioni locali per far sì che questo progetto abbia una sostenibilità nel lungo periodo e per aiutare soprattutto i bambini affetti da sordità congenita. Il progetto è nato da una visione nuova. Betlemme e l'Effeta in particolare è una realtà cosmopolita ormai ed è alle porte di Gerusalemme, alle porte anche delle zone interne che sono ancora più bisognose di questo tipo di assistenza e quindi si è guardati intorno sempre, ha aspettato la provvidenza che non è mai mancata, ma di fronte a un mondo che cambiava e a ragazzi che non erano fatti per stare qua, chiusi in Betlemme, ma erano desiderosi di andare per il mondo, bisognava lanciare anche delle proposte nuove. Quindi tutti i progetti, e ce ne sono tanti, noi oggi contempliamo questo, ma ce ne sono tanti progetti in questa scuola, con delle realtà che sono olandesi, tedesche, inglesi, italiane anche specializzate, oppure semplicemente di simpatia. Ecco, tutta questa rete mancava forse di un progetto che avesse una caratteristica ufficiale di internazionalità e anche di effettiva collaborazione, direi in partnership, perché quando si riceve magari si lavora all'interno, qui invece si gioca una dimensione molto importante che nasce da una visione anche ecclesiale. Se siamo qui per gli altri dobbiamo lavorare anche con gli altri e per gli altri. E qua si apre una sfida molto grossa, proprio perché non siamo noi che gestiamo le piccole o grandi risorse o i piccoli o grandi progetti, ma siamo non in competizione ma in collaborazione, in modo che cresca non solo l'EFETA ma il territorio circostante, ma tutte le realtà educative che sono sul territorio. L'impegno della cooperazione italiana giunge fino ad EFETA. EFETA è uno dei centri di attività della cooperazione italiana e rientra tra i cosiddetti programmi promossi da organismi non governativi italiani. In questo caso è la fondazione ONG Giovanni Paolo II che ha beneficiato di un contributo di circa 400.000 euro per un programma per i bambini sordi di questo centro. Questo centro noi lo abbiamo sostenuto fin dall'inizio anche con altre iniziative, con altri contributi, con altri finanziamenti, però adesso siamo arrivati nella fase di maturità con questa iniziativa importante su base triennale che avrà un'assistenza tecnica molto molto di eccellenza di centri italiani proprio specializzati sui bambini che ricevono un impianto cocleare e che possono poi
tramite la formazione e l'educazione riuscire poi a recuperare anche la parola. Abbiamo qui con noi Suor Piera e volevamo sapere da lei qual è la terapia che utilizzate di fronte a questa disabilità. Noi qui a EFETA utilizziamo come metodo di riabilitazione per i nostri alunni che sono tutti sordi il metodo orale, cioè insegniamo a parlare tramite la parola stessa. Non perché non abbiamo, perché abbiamo dei preconcetti nei confronti della rieducazione con il linguaggio dei segni, ma perché crediamo che anche la persona sorda ha le capacità e le possibilità di comunicare come la società comunemente comunica. Noi li prendiamo molto piccoli, ad un anno, quindi cerchiamo di camminare con il procedimento del linguaggio rispettando le varietà dei bambini, utilizzando al massimo i loro residui uditivi, applicando delle protesi acustiche e per chi può anche l'impianto cocleare. Può spiegarci in cosa consiste questo impianto cocleare? L'impianto cocleare è uno strumento elettronico che viene inserito chirurgicamente nell'orecchio del paziente sordo e che attraverso la stimolazione del nervo acustico permette al paziente sordo profondo, totale, in cui neppure la più potente protesi acustica riesce a dare qualche beneficio, permette a questo paziente di ripristinare la capacità di sentire suoni, rumori e di comprendere le parole e le frasi. L'impianto cocleare chiaramente è stata una grande rivoluzione perché ha permesso di riabilitare alla vita di relazione e alla capacità uditiva tutti quei pazienti sordi profondi altrimenti non riabilitabili con le protesi convenzionali. Il progetto è impegnativo, ma con la cooperazione di tutti gli istituti e degli specialisti che sono qui oggi possiamo davvero migliorare la vita del popolo palestinese. Si tratta del primo progetto in territorio palestinese e sappiamo che le suore Dorotee lavorano in questo settore da 44 anni. Hanno iniziato anche a consegnare i diplomi di maturità nella loro scuola interna ed è un passo davvero grande. L'Istituto Giovanni Paolo II, da quando è stato fondato, ha posto la sua sede nel luogo attuale che era proprietà delle suore. Noi l'abbiamo comprato dalle suore Dorotee e perciò sentiamo profondamente il dovere della collaborazione tra il nostro istituto e questa scuola.